Insieme a Matteo Bracciali era un commento su questa relazione del sindaco Ghinelli, che era un po', diciamo, il punto centrale di questo consiglio. Ma c'è un imprenditore che l'ha riassunta meglio del Ghinelli questo primo anno di amministrazione. Alla domanda cosa è cambiato per la città ha risposto niente. Fondamentalmente la relazione è costruita su quello che si è inaugurato, ma quello che si è inaugurato viene dalla scorsa legislatura. Tra l'altro il sindaco giustamente ha anche ricordato il lavoro meritorio in termini di lavori pubblici, in termini di, come dire, dal punto di vista del decoro della città, un passo in avanti. I sei mesi successivi manca di fatto la strategia. Quello che abbiamo, che lamentiamo, è che al di là dei mercatini internazionali, al di là delle polemiche sulle sagre, al di là della terza giostra, effettivamente questa città manca di una progettualità, che poi in un momento di sofferenza economica, i dati della Camera di Commercio ci dicono che è vero che le aziende provano a fare dei passi in avanti, soprattutto in termini di export, ma è vero anche che si perdono posti di lavoro. Quindi in questo senso sicuramente un'idea progettuale forte, che cerchi anche di trascinare la città, è necessaria in questo momento storico.